Buonasera. Alimena Francesco. Bresciani Alessandra. Caruso Francesco. Giacco Giuseppe. Cito Francesco, assente giustificato. Comodaro Ivan. Costanzo Antonello. Cozza Antonietta. D'Antonio Massimiliano. De Paola Concetta. Di Ippolito Giuseppe, assente. Dodaro Alfredo, assente giustificato. Fra Martino Domenico. Fuorivia Raffaele Francesco, assente. Gigliotti Francesco. Golluscio Antonio. Grazie a Dio Francesco, assente giustificato. Luberto Francesco. Lucanto Ivana. Mascaro Assunta. Mazzuca Giuseppe. Penna Chiara. Puzza Daniela. Rende Bianca Maria. Ruffolo Antonio. Sacco Vincenzo Francesco. Savastano Caterina. Spadafora Francesco. Spataro Michelangelo. Tinto Gianfranco. Tre Croci Aldo. Turco Francesco. Venti? 23 consiglieri presenti. Assente il sindaco per adesso. Constatato il numero legale, diamo la parola immediatamente al consigliere Frammartino per la relazione. Prego, consigliere Frammartino. Grazie Presidente, cari colleghi consiglieri, cittadini e cittadine di Cosenza. Io sono davvero onorato di dare avvio al nostro dibattito che mi auguro si gioverà di contributi, dei contributi della cittadinanza, ma anche di quello di ospiti illustri che conosceremo nel corso dello svolgimento dei lavori di questo Consiglio e con alcuni dei quali ci collegheremo in videoconferenza. Guardate, lo faccio non senza prima aver ringraziato tutti i colleghi, sia di minoranza che di maggioranza, per aver sostenuto all'unanimità la mozione con la quale ho inteso richiedere per la data odierna la convocazione in seduta straordinaria di questa massima assise cittadina, così come si sta tenendo, come si sta facendo simultaneamente nei tanti consigli comunali del nostro intero paese, in occasione di una giornata importante, la giornata dell'Europa. Prima del 24 di febbraio pensavamo alla data del 9 di maggio, alla data di oggi, di certo in maniera diversa, ma molto diversa, da come invece oggi siamo tenuti a fare. Per via di un'aggressione militare perpetrata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, trasformatasi, guardate, in un baleno, in una guerra che oramai si protrae da più di 2 mesi e mezzo. Una guerra che non dà pace ad alcuno, che miete vittime innocenti ed indifese e che rischia di trasformare il territorio nazionale del popolo ucraino in una sorta di deserto cimiteriale. Il tema che abbiamo voluto assegnare all'iniziativa consiliare di stasera non poteva dunque essere diverso da quello che ci siamo dati. Europa ora più che mai. E perché abbiamo scelto questo titolo? Perché se prima chiederci in maniera pressante regole diverse, capaci di favorire un cambiamento di rotta dell'istituzione Europa, un'Europa prima di tutto più solidale, se prima era la pandemia a chiedercelo, adesso più che mai ce lo chiede una guerra che, se può segnare come prima vittima lo Stato ucraino,
segna anche, guardate, una seconda vittima, e la seconda vittima si chiama Unione Europea. E all'interno dell'Unione Europea a pagare uno dei prezzi più alti è la nostra penisola, troppo esposta nel Mediterraneo per non poter essere interessata, si spera di no, ad un'ondata enorme, senza precedenti, di flussi migratori, di profughi provenienti dalle comunità nordafricane per via di una probabile carestia, atteso che per queste popolazioni viene a ridursi l'approvvigionamento del grano. È chiaro, le statistiche tutte ci dicono che Nord Africa ed Asia importano la stragrande maggioranza di grano che viene prodotto proprio dall'Ucraina e dalla Russia. Ma se da un lato, guardate, preoccupa uno scenario come questo, che è abbastanza verosimile, dall'altro le famiglie italiane si mostrano ancora di più preoccupate per gli effetti pesanti e già immediati di questa crisi economica sui propri bilanci domestici, e francamente non so quanto possa essere considerato efficace la misura pensata dal governo per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie con una indennità, una tantum di 200 euro in busta paga a luglio a lavoratori e pensionati con redditi fino a 35.000 euro, ma anche a percettori, ecco qui sì, a percettori del reddito di cittadinanza e dagli stagionali. La verità, guardate, è che stante il pensiero di alcuni economisti ci sono indicatori premonitori di una recessione economica seria per il nostro paese da non sottovalutare, da non trascurare. Il quadro ad oggi, tra l'altro, dopo la risoluzione di ieri del G7 Unito, che a chiare lettere testualmente conferma come da parte della Russia ci sia stata una violazione delle regole delle Nazioni Unite, che Putin non deve vincere la guerra, questo lo dice il G7, l'ho detto ieri, che viene sancito un impegno comune per lo stop al petrolio russo e che si prosegue con un pieno sostegno a Zelensky, pronto a proteggere la sovranità del suo popolo fino a quando i russi non si ritireranno da tutto il paese. Beh, questo ci impone delle riflessioni davvero serie. L'Occidente, ecco, una domanda se la fa, ci chiediamo, sta correndo dei rischi? L'Occidente sta rispondendo con decisione all'aggressività russa? O forse si è veramente convinto l'Occidente che Putin sia ormai indebolito dalle sanzioni più di quanto voglia ammettere? Sono interrogativi che emergono in tutta la loro forza. E allora? Allora quale via c'è da percorrere? È difficile stabilirlo, ma a volte penso che i cittadini siano più avanti della politica e che forse bisogna che la politica e le istituzioni si affidino prima di prendere decisioni importanti, decisioni storiche, si affidino alla consultazione periodica dei propri amministrati. Ed è quanto mi auguro, Presidente, voglia prendere in considerazione questa assise, pensando di dare seguito all'iniziativa di stasera con altre ancora, col fine dichiarato che qualcosa si ama se la si conosce. Ebbene, rapportato all'Europa, francamente molti, questa Europa, per molti questa Europa resta ancora sconosciuta. La dobbiamo far conoscere e per conoscerla quindi bisogna amarla. Io trovo che la strada percorribile per giungere ad una Europa federale, più solidale, più democratica, sia anche quella indicata dal Movimento Europeo in Italia, ben rappresentato da una persona autorevolissima, di grande esperienza, come Pier Virgilio D'Astoli, che spero vedrete a breve collegato con noi. D'Astoli raccoglie, guardate, una grande eredità per essere stato negli anni addietro collaboratore diretto, assistente parlamentare di un uomo il cui nome è legato in maniera indissolubile alla storia dell'Europa, uno straordinario antifascista
tra i padri fondatori della nostra Costituzione, che per primo ci regalò, assieme ad Ernesto Rossi, l'idea di un'Europa libera ed unita col suo manifesto di Ventotene. Sto parlando di Altiero Spinelli, al quale va il saluto di quest'Aula stasera. Vedete, io nutro simpatie verso il Movimento Europeo in Italia, un movimento coordinato qui da noi a livello locale dal professor Mollo, che vedo qui, che anche lui è un nostro ospite stasera, assieme ai ragazzi del liceo scientifico Scorza, Ilaria Chiodo e Salvatore Giordano, che sentiremo dopo, e nutro simpatie verso questo movimento di cittadini da quando nel 2011 decise di lanciare una forte campagna pubblica con una propria dichiarazione di intenti che mirava a costituire gli Stati Uniti d'Europa. Ed oggi, dopo più di 10 anni, dopo un percorso di quotidiana attenzione ai temi europei, rispetto ai quali questo movimento ha assunto sempre coerentemente posizioni di approvazione, ma anche di disapprovazione, non facendo venire mai meno le proposte, a me pare doveroso, caro Presidente Mazzucca, riconoscerne i meriti, se non altro quello di aver insieme a noi concordato di tenere oggi questo Consiglio Comunale aperto. Guardate, nei tempi più recenti abbiamo toccato con mano quanto ci sia bisogno degli Stati Uniti d'Europa. E che significa? Uniti però nella sanità, per difendere la salute di tutti gli europei. Uniti nelle politiche del lavoro, per dare respiro alle nuove generazioni. Uniti nella solidarietà e nell'accoglienza degli infelici che si trovano alla ricerca di una casa e di un lavoro, senza però che nessuno degli Stati europei ne avverti il peso sproporzionato, come è accaduto a lungo per il nostro Paese. Uniti poi nella difesa dei confini dell'Europa, questo ce lo dice adesso la guerra, con una comune intelligence ed un comune esercito, perché potremmo trovarci nella condizione di doverlo usare. Uniti infine in un senso di appartenenza profonda, che viene solo ed esclusivamente se nella scuola, caro collega Trecroci, sin da bambini si sentirà parlare di Europa, ecco, come patria comune, un'Europa, e di europei come fratelli. Ecco, io credo che queste poche riflessioni, non voglio tediarvi, siano però il sentimento che mi anima stasera, e quindi in questo Consiglio ho voluto proporle in maniera organica, sperando, con l'auspicio sicuramente, ne sono convinto, che sarà proficuo il dibattito dal quale poi noi possiamo tirar fuori una risoluzione e ovviamente presentarla all'opinione pubblica. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere Farmartino per la sua introduzione. Diamo la parola al professore Francesco Mollo, coordinatore regionale del Movimento Europeo. Buonasera a tutti. Signor Presidente, signor Sindaco, speriamo che venga presto, signori consiglieri tutti e gli ospiti naturalmente che hanno aderito a questa nostra manifestazione. Professore, mi scusi, parli vicino al microfono, lo posso sollevare così sì, si sente adesso, meglio. Sì. Vi ringrazio per aver organizzato questo evento. Che sta a denotare l'interesse e la sensibilità verso la realizzazione del sogno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La città di Cosenza non è la prima volta che cela per questa giornata, un evento che il Comune di Cosenza ha realizzato nel passato con le scuole della città. E proprio questa mattina Facebook mi ha ricordato il post pubblicato il 9 maggio del 2015
in occasione della festa dell'Europa organizzata in collaborazione con l'ufficio Europe Direct di Cosenza, nato come InfoPoint nel 1999 presso l'ex sede del comune di Cosenza e Corse Terese, e speriamo che presto riacquisti, diciamo, più vitalità. Spero che questa odierna occasione sia di buon auspicio quindi per riaprire questo sportello. Oggi, 9 maggio 2022, in tutta l'Europa si celebra la festa dell'Europa, una giornata per ricordare la pace e l'unità. La data è stata scelta perché è l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman ispirata alle idee di Monet. Consentitemi di ringraziare inoltre gli ospiti che pur in remota hanno accettato di partecipare a questo evento: Pier Virgilio D'Astoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, e Isaia Tesaldo, Presidente Internazionale dell'Associazione dei Giornalisti Europei, di cui mi onoro di far parte. Porto anche i saluti del Circolo della Stampa di Cosenza, che da tempo organizza iniziative sul tema dell'Europa. Quest'anno celebriamo questo evento a pochi mesi dalla prematura scomparsa di un europeista che ha dedicato tutto se stesso alla realizzazione del sogno europeo fino agli ultimi momenti della sua vita, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Dalla solidarietà al rispetto della democrazia e dei diritti umani è stato il suo mantra nel suo mandato per un'Europa sempre più unita. Credo che sia il suo testamento politico che ci ha lasciato David Sassoli. L'Unione Europea non è un incidente della storia, affermava Sassoli, in piena continuità con la dichiarazione di Schuman. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutte insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Affermazione quanto mai attuale, nonostante siano passati 72 anni, parole profetiche, specie in questo momento. Il richiamo alla solidarietà tra nazioni europee offre un insegnamento e assume un significato ancora più profondo oggi, in questi tempi difficili di emergenza sanitaria e di guerra. Nel 1950 le nazioni europee cercavano ancora di risollevarsi dalle conseguenze devastanti della Seconda Guerra Mondiale, conclusasi 5 anni prima, determinati ad impedire il ripetersi di un simile terribile conflitto. I governi europei giunsero alla conclusione che la fusione delle produzioni del carbone e d'acciaio avrebbero fatto sì che una guerra tra Francia e Germania, storicamente rivali, diventasse, per citare Robert Schuman, non solo impensabile, ma materialmente impossibile. Si pensava giustamente che mettere in comune gli interessi economici avrebbero contribuito ad innalzare i livelli di vita e sarebbe stato il primo passo verso un'Europa più unita. E fu così che in occasione di un discorso a Parigi il 9 maggio 1950, esattamente 72 anni fa, l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione è stato firmato appena un anno dopo. La UDI, la festa dell'Europa che festeggiamo oggi, assume in tutto il continente una connotazione particolare e preoccupante. Vale la pena ricordare, proprio perché ci sono venti di guerre, che nel 1941, mentre il nazifascismo trionfava conquistando l'Europa, in una piccola isola sperduta del Mediterraneo, Ventotene, uno sparuto gruppo di giovani lì confinati al regime fascista elaborava un'utopia, l'idea di un'Europa libera, in pace e democratica, unita in uno Stato federale. I protagonisti erano giovani uomini e donne perseguitati dal regime mussoliniano, ma eretici rispetto ai partiti e alle ideologie del resto del fronte antifascista: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann e Ada Rossi. Nei giorni bui del trionfo
del nazifascismo scrissero in segreto un libricino che ancora oggi è la pietra miliare per la costruzione dell'Europa unita, il manifesto di Ventotene. Un'avventura che non è soltanto intellettuale, ma è fatta di difficili scelte, di rischi, di azioni combattive, di un lungimirante coraggio, soprattutto è la storia di un'amicizia fra tre uomini di eccezionale elevatura intellettuale e morale. Il 9 maggio è diventato così un simbolo europeo ed insieme alla moneta unica, l'euro, alla bandiera, all'inno e al motto, rappresenta gli ideali di pace, utilità e solidarietà perseguite dall'Europa ed è l'occasione per organizzare attività che avvicinano l'Europa ai cittadini e ai popoli dell'Unione tra loro. Negli oltre 70 anni trascorsi da quella data, il processo di integrazione europea ha compiuto molti passi importanti. Sono aumentati i settori di competenza comune degli Stati membri. La famiglia europea si è allargata fino a comprendere 27 paesi. La convivenza politica e sociale di questi paesi necessita la ripresa del progetto della Costituzione europea. Una tappa importante della Costituzione europea. Progetto redatto da un'apposita convenzione al fine di rispondere alle sfide dell'Europa di domani. Un'Europa democratica, trasparente, efficace al servizio degli europei. Per i giovani oggi questo evento assume una valenza particolare alla luce del grande lavoro che i cittadini, i governi del loro paese e l'Unione Europea stanno impiegando per la costruzione della grande Europa, soprattutto per ciò che riguarda il loro futuro. Infatti l'obiettivo strategico prioritario scelto dall'Unione Europea è lo sviluppo di un sistema economico basato sulla conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie per lo sviluppo di una società europea dell'informazione, in modo non solo da rafforzare la competitività dell'economia europea, ma soprattutto offrire nuove e maggiori possibilità di lavoro qualificate alle giovani generazioni. Ma di fronte allo scenario attorno a noi sarebbe proprio il caso di dire uno spettro si aggira per l'Europa. E dobbiamo avere la forza e la volontà di guardare avanti per lavorare al processo per migliorare lo stato dell'Europa unita. La giornata di oggi, ovvero questo Consiglio Comunale aperto, era stata concepita prima che si alzassero i venti di guerra. Per la precisione, nel mese di dicembre, a seguito della proposta del patto dei sindaci per una costituente democratica, che il Consiglio Italiano del Movimento Europeo ha avanzato al sindaco Franz Caruso dopo aver ha avuto contatti con il Presidente della Commissione Cultura Domenico Frammartino ed incontro con la stessa Commissione Cultura, che ringrazio. Ringrazio veramente di cuore per aver accettato, diciamo, questa nostra proposta. Consentitemi brevemente però di presentare il Consiglio del Movimento Europeo in Italia, che io qui rappresento in qualità di coordinatore regionale, fondato una prima volta nel 1948 e poi nuovamente nel 1956 come sezione italiana del Movimento Europeo. È espressione di tutte le forze democratiche, partiti, sindacati e associazioni impegnate nel nostro Paese per il conseguimento dell'unità europea, intesa secondo il messaggio di Ventotene, che ispirò la resistenza e quale federazione fra tutti gli Stati europei a regime democratiche che possano e vogliono aderirvi in piena parità di diritti e di doveri. Il Movimento Europeo si propone di diffondere anche attraverso una politica di informazione e di comunicazione in più vasti strati dell'opinione pubblica italiana e in primo luogo tra le giovani generazioni, la cultura europea e la consapevolezza che la creazione di una comunità federale rispettose delle autonomie regionali e locali sia indispensabile alla prosperità e alla reale indipendenza dei popoli europei, che lo sviluppo dei nuovi strumenti di controllo democratico a livello europeo costituisca una garanzia insostituibile per il consolidamento delle nostre libere istituzioni. In questo spirito, il Movimento Europeo intende contribuire allo sviluppo di una cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa paritaria a livello europeo, facilitando anche l'impegno delle comunità locali e regionali. Il Movimento Europeo è aperto a diversi livelli della propria organizzazione, alla visione di quanti
singole personalità e organizzazioni democratiche ne condividono le finalità e i metodi di azione, senza pregiudizio dell'autonoma caratterizzazione politica e culturale di ciascuno. Sono diverse le associazioni e gli enti locali che hanno aderito al movimento europeo ed auspichiamo anche di avere anche la città di Cosenza a breve fra i nostri associati. In questo stesso giorno in cui noi celebriamo la festa d'Europa ed abbiamo avviato la discussione sul patto dei sindaci per una Costituzione democratica, è in atto, proprio questa mattina si è conclusa, la conferenza sul futuro dell'Europa per offrire ai cittadini europei un'occasione unica, giunta al momento opportuno per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall'attività svolta, può utilizzare questo strumento e riflettere sul futuro dell'Unione Europea che vorrebbe. Una conferenza sulla quale il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europea si sono impegnati ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito nell'ambito delle rispettive competenze alla raccomandazione ricevuta. La conferenza sul futuro dell'Europa è oggi lo spazio pubblico dove si devono confrontare le dimensioni della democrazia partecipativa, rappresentativa e di prossimità nella prospettiva di un nuovo cantiere di riforma dell'Unione Europea, 12 anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Noi riteniamo che questo potere e questa legittimità spettino al Parlamento europeo, a nome delle cittadine e dei cittadini che lo hanno eletto e da cui può scaturire un compromesso democratico secondo il modello immaginato a Ventotene nel 1941. La pandemia e la guerra in Ucraina ci pongono una seria domanda. Quale Unione Europea riemergerà dallo shock sanitario e socio-economico iniziato il 2020? L'utilizzo del piano Next Generation EU segnerà uno snodo cruciale verso il rafforzamento dei suoi caratteri federali o resterà un esperimento d'emergenza? E come reimmaginare i rapporti dell'Unione Europea con le altre aree geografiche? Un rapporto non facile, se pensiamo ai nuovi equilibri geopolitici in atto. Si stanno svolgendo più con atti di forza che non con la discussione. E l'Unione in questo scenario si vede stritolata. E se vogliamo dirla tutta e fino in fondo, questa nostra Unione Europea, lo ripeto, che per più di 70 anni è stata un'Europa di pace, il più lungo periodo che la storia dei popoli ricorda, è vista da alcuni stati come un ostacolo ai loro minacciosi disegni di egemonia politica sul resto del mondo. Sono gli interrogativi cruciali a cui si confrontano e si creano i fondamenti del futuro dell'Europa. Più che mai, la risposta che dobbiamo dare a questi interrogativi deve vedere la nostra Europa fuori dalle dinamiche del conflitto e dalle strategie funzionali agli interessi di altri paesi. I giovani e l'Europa è il tema su cui voglio concludere il mio intervento. Quante volte nelle discussioni che facciamo, nei dibattiti che si fanno nelle istituzioni europee ed italiane, abbiamo detto, pensiamo alla nuova generazione o lo facciamo per i nostri figli. Io ho dedicato gran parte della mia vita, scusatemi se parlo a titolo personale, per la formazione dei giovani, sia sul piano della disciplina che ho insegnato, sia sul piano sociale e soprattutto alla cittadinanza europea. E per me è sempre un piacere parlare di Europa e parlarne ai giovani. È un piacere che si rinnova ogni volta perché l'Europa è un progetto rivolto ai giovani e che dipende soprattutto dai giovani. L'ho fatto portando i giovani a visitare le istituzioni europee ed utilizzare le opportunità dei programmi di formazione europea, dai programmi Comenius, Socrates, a partecipare al programma Euroscola, Europarlamentare per un giorno a Strasburgo. Tutti i programmi per consentire ai giovani di acquisire competenze, conoscenze culturali a 360 gradi sul processo di formazione del cittadino europeo. Molto è stato fatto e molto altro
bisognerà ancora fare, ma è importante ricordare ai giovani che stanno vivendo in una Europa che offre loro grandi opportunità. L'integrazione europea ci ha permesso di raggiungere successi insperati, di cui il mercato unico, la moneta unica e la libertà di circolazione sono le espressioni più tangibili. Erasmus, Schengen, Euro, però non devono darlo per scontato, perché purtroppo l'Europa è imperfetta, in questi ultimi anni non unita e che una guerra forse sta ridando linfa. L'Europa ha bisogno di una struttura istituzionale più coerente e meno frammentata, ha bisogno di un vero e proprio ministro degli affari esteri europeo, membro della Commissione per garantire efficacia e coerenza ai diversi aspetti dell'azione esterna dell'Unione, oggi frammentate tra varie istituzioni e organi. Non voglio addentrarmi in dettagli istituzionali, ma vorrei insistere su un aspetto che è fondamentale per l'Europa di domani, per la vostra Europa, cari giovani. Questa Europa che in questi 70 anni abbiamo costruito e che stiamo consolidando con le sue imperfezioni e contraddizioni. Ma, consentitemi, un'Europa immersa nel Mediterraneo, per ricordare che l'8 maggio del 1978 Aldo Moro fu assassinato. Per ricordarlo quindi cito una sua frase: nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e essere nel Mediterraneo, poiché l'Europa intera è nel Mediterraneo, diceva Aldo Moro. Ma questa Europa va amata e va rafforzata con la sua bandiera a 12 stelle a sfondo blu come simbolo di perfezione e unità. A voi giovani, riferisco soprattutto a questi ragazzi che sono qui presenti e che stanno portando avanti questo spirito europeo, ma anche agli altri che non sono presenti qui alle scuole della città. A voi giovani spetta in particolare il compito di difendere la pace, oggi più che mai, perché la pace non è uno slogan, ma è il risultato di un comune sentire. A voi giovani spetta poi il compito di rendere possibile la convivenza tra popoli di culture diverse, di colore diverso dalla pelle, di popoli poveri accanto ai popoli ricchi. Voi dovete essere protagonisti e non spettatori delle decisioni europee. Il ruolo dell'Europa è importante non solo per i cittadini, ma l'Europa ci può aiutare a stare meglio al mondo, come amava dire Davide Sassone. Vi ringrazio per la vostra Europa. Attenzione. Grazie professore Mollo. Prima di dare la parola salutiamo il presidente internazionale dei giornalisti europei, Isaia Zotto. Prego presidente. Ma non ti sento più. Yes. Thanks for the invitation to be part of this very interesting event today. Grazie per avermi invitato a questa importante assemblea oggi. E dobbiamo dare la parola a lei? Okay, you can continue to speak. It's your turn now. Can you speak, Isaia? Prego, Presidente, ha diritto di parola. A 2 months ago, we were celebrating the peace that we have been celebrating for 50 years. Dice che fino a 2 mesi fa abbiamo celebrato la pace per 70 anni, come diceva prima il professore Mollo. Okay, go. Forse se... Ah, okay. Now, yes, go. Speak. Now, the peace and freedom of people, the obvious, is intelligent. È chiaro che adesso bisogna essere più intelligenti. Quando parlo non mi sento. Ah. The war in Ukraine
Can I go? Yes, go. Okay, the warm rain changes everything in an instant. We need to think what is really worth doing in order to maintain peace and stability. Praticamente la guerra in Ucraina ha sconvolto tutti gli ordini e dobbiamo presto decidere come si può fare per riportare la pace. Praticamente l'Europa adesso è andata in crisi e deve trovare assolutamente un'unità per poter fare fronteggiare questa situazione. Ma forse è Dastor. Sì, sì. Ok, sta parlando la presidente dei giornalisti europei, Isaia. Okay, so you can go on. Sì, sì, la sentiamo. Sì, se cortesemente può attendere che sta parlando la professoressa Isaia Soddo. Poi le do la parola appena possibile, grazie. Ok, Isaia, you can go. C'è praticamente è in gioco il futuro delle nostre generazioni e il futuro delle nostre nazioni. We must create a safe environment for all citizens and for journalists too. Dobbiamo cercare di creare un sistema di sicurezza per i cittadini e soprattutto per i giornalisti. The public space in journalists is being taken. Il problema dei giornalisti è molto serio e bisogna fare assolutamente qualcosa presto. La disinformazione che impera va contro tutto il nostro lavoro. More than ever today, we need to have a clear mind to make the right decisions and protect the future of European citizens. Ora più che mai noi dobbiamo assolutamente assicurare la sicurezza dei cittadini europei, del futuro e del presente. For a creative and pluralistic Europe, we all have to try very hard. Per creare, diciamo, una cultura pluralistica che ammetta la verità e la libertà. Certo, noi continuiamo sempre a lottare per il futuro, ma anche per il presente, naturalmente. We must learn from our history and not repeat the mistakes of the past. Dobbiamo imparare dalla nostra storia e non ripetere gli errori del passato. Young people must be trained to face the future with courage and claim what is theirs, what they do for them. Yes. I giovani devono sapere e devono imparare ad essere da queste lezioni ad affrontare il futuro con più coraggio e sicurezza. Praticamente vi ringraziamo di averci accolto in questo consiglio e vi staremo sempre al fianco in qualsiasi altra iniziativa voi vogliate intraprendere. We may create programs and exchange ideas about cooperation between our countries. Dobbiamo creare idee per la cooperazione tra i nostri paesi.
I hope that one day we will meet in person. Io mi auguro, cioè, certo, io mi auguro che ci vedremo presto in presenza, fisicamente, e che il futuro sia dalla nostra parte. Grazie Presidente. Diamo la parola adesso al professor Virginio D'Astoli, Presidente del Movimento Europeo. Grazie professor D'Astoli. Diamo ora la parola al professore Tre Croci, in questo caso in veste di consigliere comunale. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la giornata significativa che è stata organizzata presso questo consiglio. Un ringraziamento particolare al professor Mollo, alla dottoressa e alla giornalista Zausidou, spero di aver pronunciato bene Isaia Zausidou il cognome, al professor D'Astoli, con una punta d'orgoglio anche ai miei studenti Salvatore Giordano e Ilaria Chiodo che interverranno dopo di noi,
alla neo proveditore agli studi della città della provincia di Cosenza, Loredana Giannicola, che interverrà dopo di me e alla quale rivolgo le mie più sentite congratulazioni e auguri per l'incarico difficoltoso, devo dire, che dovrà affrontare, perché c'è parecchio da fare, e alla professoressa Loredana Sessa, che si è anche lei esponente del nostro liceo scientifico Scorza, del quale mi pregio di dirigere, e che ci ha fatto da traduttrice per l'intervento della giornalista Isaia Zausidù. Io prima di tutto volevo però fare un piccolo intervallo, un fuori programma che non avrei mai voluto fare, per la morte di ieri di Franco Lanzino, che è stato per il liceo scientifico Scorza e per tutte le scuole cosentine una figura di grande importanza, e in questo consiglio comunale ha ricoperto la carica di assessore. La moglie, Matilde Lanzino Spadafora, ha ricoperto la carica di assessore all'istruzione, lavorando benissimo, e ha convertito, diciamo, l'immane tragedia che ha colpito la sua famiglia a metà degli anni Ottanta con la morte della figlia Roberta, in un impegno civile, in un gesto d'amore nei confronti delle nuove generazioni. Sentivo il dovere di rivolgere questo ricordo. Che cosa dire? La giornata di oggi è, diciamo, all'incirca siano a 72 anni dal primo momento in cui fu concepita dai padri fondatori, diciamola, da Schuman, l'idea di Unione Europea. L'idea allora di un'Unione Europea che era finalizzata soprattutto ai rapporti commerciali tra alcuni stati che, voglio ricordare, fino a qualche anno prima erano in guerra tra loro. La prima Unione Europea nacque fra sei stati: Benelux, Germania, Francia e Italia. Noi siamo stati, diciamo, uno dei paesi fondatori di quest'idea. Da prima era finalizzata appunto a una serie di rapporti commerciali, abolizione dei dazi doganali, facilitazione degli scambi commerciali tra questi paesi. Successivamente l'Unione Europea ha avuto un'evoluzione importante. E, diciamo, quindi orientata prima a una condivisione di politiche economiche, si è poi evoluta in un'unione con finalità anche politiche. Queste finalità anche politiche hanno comportato la condivisione di principi democratici e valoriali che ne hanno contraddistinto e qualificato l'azione. Le intenzioni di unione politica sono state sancite poi dal Trattato di Maastricht, che è il vero pilastro, diciamo, fondatore dell'Unione Europea, poi confermate dai successivi trattati, fra esempio quello di Lisbona in particolare, e hanno trovato esplicitazione nella libera circolazione di persone, mezzi, servizi e capitali. Quindi l'unione, che da prima era soltanto un'unione economica, è diventata in qualche modo, o almeno aspira a diventare, un'unione politica. Ovviamente questo percorso non è sempre stato privo di ostacoli. C'è stata la mancata adozione di una Costituzione europea, e questa è una lacuna che già rimarcava il professor Mollo durante la sua relazione, colmata parzialmente dai trattati successivi che sono stati poi siglati. Però resta, diciamo, questo passaggio che secondo me rimaneva fondamentale. E l'allargamento dell'Unione Europea, che nei decenni da sei stati è diventata di 28 stati, per poi purtroppo ridursi a 27 con la Brexit, diciamo, ha comportato sicuramente l'introduzione di nuove risorse all'interno dell'Unione Europea, ma al contempo anche la difficoltà di contemperare e di rendere coese le culture di popoli che provenivano da differenti esperienze storiche. Tutto questo si è tradotto nell'ultimo decennio, in particolare contraddistinto negli ultimi anni dalla crisi economica, prima la crisi economica del 2009, gravissima, poi successivamente dalla crisi
pandemica, precedentemente ancora dalla Brexit, che diciamo ha dato un duro colpo all'Unione Europea, e infine adesso dalla guerra in Ucraina, ha creato diciamo dei piccoli terremoti, veramente neanche tanto piccoli, dei terremoti veri e propri all'interno dell'Unione Europea, che ne hanno minato in qualche modo la credibilità e in qualche modo hanno fatto vacillare questo sogno europeo. Questo è un dato di fatto che però non deve, diciamo, scoraggiarci dal continuare a perseguire il sogno europeo che appunto i nostri padri fondatori volevano realizzare. E io vorrei ricordare qualcosa agli euroscettici. L'Unione Europea ha circa 70 anni di vita, no? Dalla sua prima concezione. L'Unione d'Italia è del 1860. Nel 1943 Carlo Levi scriveva un libro sulla sua esperienza in Basilicata da Esule. Cristo si è fermato a Eboli e narrava di un'Italia assolutamente divisa, un'Italia che a distanza di oltre 70 anni dalla sua unione rimanevano due Italie, l'Italia del nord, l'industriale, e l'Italia del sud, ancora agricola e legata alle vecchie tradizioni. Quindi perché ci meravigliamo del fatto che in Europa questo percorso possa essere difficoltoso e comporti degli ostacoli e comporti anche delle marce indietro, delle regressioni, ma l'importante è che appunto quando ci si cade, quando ci sono delle difficoltà, troviamo la forza per poter reagire e rialzarci. Quindi il credere fermamente nell'Europa è fondamentale crederci, e in questo senso lasciatemi spezzare una lancia, diciamo, a favore della mia professione, quella di dirigente scolastico. È fondamentale che nell'Europa abbiano un ruolo fondamentale i giovani, le nuove generazioni e la scuola in particolare. Perché? Perché evidentemente l'unione politica presuppone una condivisione culturale, non un'unione culturale, perché l'unione culturale non si richiede neppure, perché è la diversità culturale che diventa ricchezza, ma la diversità culturale deve essere inclusa in una condivisione di principi democratici e di valori comuni tra i diversi stati che costituiscono l'Unione Europea. E questa condivisione, questo spirito, diciamo, di coesione si può creare soltanto attraverso le nuove generazioni. La Brexit, non a caso, è stata votata sostanzialmente dalle vecchie generazioni. I giovani in Inghilterra hanno votato a favore dell'Unione Europea. Sono state le vecchie generazioni che hanno votato la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Questo è significativo. È significativo il fatto che sono i giovani che credono all'Europa, sono i giovani che in realtà hanno interesse affinché si realizzi l'Unione Europea. E per far questo bisogna puntare fortemente sull'istruzione e sullo scambio di esperienze fra giovani. Quindi quello che le scuole sono molto avanti, guardate, e nelle scuole si parla d'Europa ormai da decenni, e i giovani sono più avanti di noi, loro condividono le esperienze con i loro coetanei, e allora bisogna in qualche modo dare spazio e dare autonomia alle scuole e alle nuove generazioni affinché loro realizzino in qualche modo l'Unione Europea. E in questo senso io voglio adesso, così concludo pure l'intervento perché sennò altrimenti diventerei tedioso, e vorrei che il Comune di Cosenza in questo senso si adoperasse pure per facilitare questi scambi e queste condivisioni fra giovani che appartengono a paesi diversi, a paesi dell'Unione Europea. Noi abbiamo spesso dei progetti Erasmus, dei progetti di vario tipo che vengono attuati nelle scuole. Perché il Comune di Cosenza non può agevolare questi scambi mettendo a disposizione, ad esempio, logisticamente alloggi, anche partecipando alla realizzazione di manifestazioni dove i giovani possano, diciamo, scambiare le loro esperienze? Io credo che questo in realtà sarà questa proposta possa qualificare il Comune di Cosenza, rendere Cosenza davvero città europea, perché una città europea è tale soltanto se le nuove generazioni partecipano attivamente alla vita dell'Europa. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Trecroci. Diamo la parola alla professoressa Loredana Giannicola, provveditore di Cosenza. Prego professoressa. Giannicola. Grazie a tutti voi, soprattutto per aver coinvolto la scuola in questo momento di riflessione estremamente importante. E per me è un onore poter essere presente in questo consesso nella qualità di dirigente dell'ATI dell'ambito territoriale di Cosenza. Io non mi dilungo in considerazioni che riguardano il senso dell'Europa, visto che lascio a voi politici di professione questo compito. Il mio, permettetemi però soltanto di esprimere restituirvi due suggestioni rispetto a questa giornata. Intanto perché questa credo che sia un'operazione culturale di grande rilevanza e di grande significatività formativa. Credo che sia una delle poche volte, perché insieme col professore Mollo abbiamo condiviso molti momenti di tentativi di diffusione di una cultura europea attraverso nelle scuole. E vedere un consiglio comunale tutto riunito, alla presenza anche di cittadini comuni, discutere e affrontare il modo come riuscire a penetrare all'interno della cultura della città, ma anche all'interno delle popolazioni, con il seme stesso di una nuova visione europea, credo che questo abbiamo cominciato a intraprendere la strada giusta per poter davvero costruire un'Europa più forte, più solidale e fare in modo che quel principio di pace che era la base di tutti i documenti europei, il principio della pace che era la base di tutti i documenti europei, possa davvero diventare un lievito per alimentare e fare in modo che il benessere culturale, il benessere economico, il benessere sociale diventi una garanzia di collante tra le diverse nazioni. Permettetemi anche un pensiero, un'altra suggestione, quella di un'Europa basata, un'Europa fatta di persone. Perché il problema che in questi anni è mancato è che probabilmente la questione politica, la questione economica ha dominato le nostre preoccupazioni. Soltanto una grande crisi come quella una crisi sanitaria come quella del coronavirus, salutiamo il sindaco, il mio saluto anche al sindaco Franz Caruso che ci ha consentito questo momento. Dicevo, soltanto una crisi forte sanitaria come quella del coronavirus ci ha fatto riscoprire che eravamo tutti parte di un'unica comunità planetaria e che probabilmente quel principio di interconnessione, se non avessimo tradotto in azioni concrete tanti passaggi che poi abbiamo vissuto, probabilmente la nostra umanità sarebbe stata fortemente in crisi. Lo è ancora con altri venti di guerra, con situazioni di pericolo per tutta l'umanità. E in questa umanità, e quindi vado verso la conclusione, i problemi, quelli che stanno pagando più di tutti sono i bambini e le donne. I bambini durante il coronavirus sono stati i grandi esclusi, l'abbiamo visto con l'ampliarsi della povertà educativa, con l'ampliarsi della loro esclusione, con l'ampliarsi di gravi problemi legati al processo di alfabetizzazione che pure è un diritto, ma che proprio in questi momenti di crisi viene meno. E lo stiamo vedendo, le prime ad essere a scomparire sono state proprio le scuole. Bambini e le donne sono quelle che stanno subendo più di tutti le grandi questioni che stanno investendo l'umanità. Ecco, io vorrei questo, spero, auspico questo e lavoreremo come scuola, lavoriamo tutti i giorni perché ci sia un'Europa consapevole del fatto che essa è una comunità basata sulle persone e fino a quando non avremo questa piena consapevolezza che la persona è quella che il soggetto che dobbiamo prima di tutto valorizzare, salvaguardare, tutelare, probabilmente avremo soltanto questa, è la strada che dobbiamo percorrere, perché se non avremo questa sensibilità, questa coscienza, noi non avremo un futuro. Ecco, parlare di più Europa significa cominciare a rimettere al centro le persone che fanno l'Europa. Grazie a tutti, davvero di cuore. Grazie professoressa. Diamo la parola a Ilaria Chiodo.
prego. Poi, sì. Insieme. Ilaria. Insieme a Salvatore Giordano. Ci sono due studenti nella chi parla per prima? Ah, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Buon pomeriggio a tutti, alle cittadine, ai cittadini, alle autorità presenti, al Presidente del Consiglio Mazzuca, al Presidente della Commissione Cultura Frammartino, al Consiglio, all'amministrazione, a lei signor Sindaco. A tutti voi il nostro ringraziamento per averci concesso l'onore di prendere la parola in questa seduta così speciale. Quello di oggi è un anniversario importante, è un anniversario che ci riporta indietro di ben 72 anni. Ormai quelle parole di Schumann, passate alla storia come il primo manifesto antesignano di quella che conosciamo oggi come Unione Europea, sono tutti note. Il rendere la guerra non solo impensabile, ma materialmente impossibile, proprio per citare le sue parole, è il punto cardine della nascita della nostra Unione. Parole volte a sancire e suggellare un progetto di pace e unità, in un periodo in cui le nazioni europee cercavano ancora di risollevarsi dalle conseguenze devastanti della Seconda Guerra Mondiale. Un discorso quanto mai attuale, nonostante siano passati 72 anni. Parole profetiche, specie in questo momento. Il richiamo alla solidarietà tra nazioni europee offre un insegnamento e assume un significato ancora più profondo oggi, in questi tempi resi difficili non solo dalla pandemia di SARS-CoV-2, ma anche dalla guerra. Quest'anno però, questo anniversario è avvolto da un'atmosfera cupa che ritorna ad assumere un significato terribilmente antico. Quest'anno non si può non tener conto che è tornato a scorrere sangue in Europa. In quel continente già segnato da un conflitto mondiale che pareva essere archiviato nei manuali di storia. Ritornano in auge parole che credevamo sepolte nella memoria collettiva. Occupazione, esecuzioni, fosse comuni, armamenti, genocidio. E mentre fa il suo ritorno, quella più feroce di tutte, guerra, paiono scomparse le più luminose, pace e libertà. Noi giovani, come tutti d'altronde, siamo stati nuovamente catapultati in una realtà permea di incertezza e instabilità, in una realtà che deve fare i conti con una nuova minaccia, rivolta anche alle nostre società e ai nostri valori. Perché è anche questo ciò che rappresenta l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. È immediato però rintracciare in questo barbaro episodio delle note comuni con la nostra storia, perché noi italiani siamo ben consci di quanto coraggio, di quanto sangue e di quanto dolore sia necessitato tra il 43 e il 45 per giungere alla democrazia, una forma di governo che mai deve essere data per scontata. La nostra stessa Costituzione è sintesi di tutti quegli sforzi dei nostri antenati, anche di tutti quei giovani che si batterono anche a costo della loro stessa vita, per ogni singolo articolo, per ogni singola riga, per ogni singolo comma della nostra Carta dei diritti. Ed è proprio compito di noi giovani ereditare questo impegno e portarlo avanti con spirito, responsabilità e soprattutto volontà. Ereditare tutti i principi di libertà e democrazia sanciti dalla nostra Costituzione. Fare in sostanza ciò che Calamandrei oggi definirebbe l'educazione alla memoria e alla storia dei giovani. Ed è proprio per questo che ancora non mi capacito di come nel tentativo ucraino di rivalsa contro l'oppressore vi siano stati anche alcuni italiani ad aver indicato la via della resa a chi a Kiev, Odessa e in tutta l'Ucraina sta lottando per la propria libertà e per la propria autodeterminazione. Come possiamo noi italiani, che portiamo sulle spalle il fardello di essere frutto del grande sacrificio di migliaia di donne e uomini che, proprio come in Ucraina, hanno lottato per la libertà e per lo Stato di diritto, suggerire di arrendersi ad un oppressore? Come si può indicare ad uno Stato sovrano, i cui confini sono stati così barbaramente violati da un altro paese, la strada della resa e della sottomissione? Ovviamente è noto a tutti il differente contesto storico e politico, così come strategico, delle due guerre. Ma che senso ha invocare ciò dinanzi alla medesima battaglia di resistenza nei confronti dell'oppressore?
Come si può non vedere quel filo ideale che collega l'impegno dell'Ucraina e degli ucraini e quello delle italiane e degli italiani che decisero e scelsero di combattere e resistere ai nazifascisti? Quel filo non deve essere unicamente visto, ma deve essere riconosciuto e soprattutto rivendicato. In un conflitto, si sa, sono le armi a fare la guerra, ma la pace allora chi la fa? È proprio questa la domanda che vorremmo porre all'Europa. Le sanzioni sono un ottimo strumento di contrasto all'egemonia russa, ma non sufficiente a ridimensionarla. Quello che si avverte tutt'oggi è che si stia dimenticando un elemento fondamentale per la fine di ogni conflitto, la diplomazia. È l'Europa a dover intraprendere l'iniziativa diplomatica e a dover promuovere la via della pace e dei negoziati. Sostenere l'Ucraina con armamenti ed equipaggiamenti bellici è sacrosanto, ma non deve essere l'unica strategia da intraprendere. Qualche giorno fa ci è stato chiesto dal professore Mollo quale fosse il nostro sogno. Rispondo che il mio sogno, da cittadino italiano, ma in primis europeo, è quello di vedere un'unione che possa recuperare lo spirito dei padri fondatori, lo spirito di Ventotene, di coloro che seppero mettere da parte le ostilità della guerra e porre fine ai guasti del nazionalismo, donandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo, uguaglianza. Sogno un'Europa che possa mettere fine alle disuguaglianze insite all'Europa stessa, che possa dare pari opportunità a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione, mettendo così fine anche alla fuga dei giovani dai propri paesi nativi, per inseguire il proprio sogno, non realizzabile nelle proprie città natali. Sogno un'Europa in cui i cittadini non nutrono più paura di chi è diverso da noi, di chi non conosciamo, di chi la pensa in maniera differente, di chi ha un credo religioso differente, di chi ama in maniera differente. Sogno un'Europa che possa garantire non uguaglianza, ma eguaglianza tra uomo e donna. Sogno un'Europa che possa dare più spazio e più potere ai cittadini. Un'Europa in grado non solo di ascoltare, ma di rendere partecipi anche noi ragazze e ragazzi, che per troppo tempo siamo stati delineati ai margini, poiché definiti, quasi in tono dispregiativo, giovani. Sogno un'Europa che abbia come primo obiettivo politico quello di riconoscere il problema altrui come il proprio, per poterlo risolvere, come disse il presidente Sassoli. Ma da qualche parte bisognerà pure iniziare, ed è per questo che ci rivolgiamo a voi, amministrazione, consiglio, a lei signor sindaco, a lei che si è posto come novità, come simbolo di innovazione e spaccatura con la realizzazione della politica precedente. Siamo fiduciosi e auspichiamo vivamente che il suo impegno politico e il suo mandato possano realmente tradursi e tramutarsi in evoluzione, in progresso, in sviluppo e in una rivoluzione in chiave europea per la nostra città, dando spazio a noi giovani, che da tanto abbiamo il forte desiderio di far sentire la nostra voce. Perché se è vero che l'Europa ci può portare a stare meglio al mondo, dobbiamo rendere questa Europa davvero in grado di ritrovare i principi sulla quale è nata, per garantire eguaglianza, pari opportunità e per farci stare davvero meglio al mondo. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi. Diamo la parola al consigliere Pippolito. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto intervengo... Al microfono, consigliere. Si sente meglio adesso? È al massimo, Presidente. Riproviamo, funziona meglio? Allora, buonasera a tutti. Intervengo oggi innanzitutto ringraziando tutti i nostri ospiti e soprattutto chi ha inteso organizzare questo incontro, il Presidente che ha preferito e ha voluto accogliere questa nostra richiesta. Intervengo, dicevo, a nome di tutta la minoranza consiliare per fare una brevissima riflessione partendo da alcuni dati storici che tutti conosciamo, ma che combinazioni si riportano oggi e si riproducono in questa giornata, perché oggi leggevo un bellissimo articolo sulla stampa che mi faceva molto riflettere sulla coincidenza che 44 anni fa
avvenne il ritrovamento del corpo di Moro, così come avvenne in tempi più recenti l'omicidio di Impastato. Ebbene, oggi è anche una giornata importante per l'Europa, per quello che tutti noi sappiamo hanno condizionato e stanno condizionando la quotidianità con quello che sta avvenendo ora a Mosca. Cercavo qualche notizia poco fa, vi devo dire che non sembrano delle più rassicuranti e tranquille. Però, andando un po' al tema della nostra questione, il motivo per cui siamo qui oggi, ci si chiede di fare una riflessione sull'Europa. Io, voi lo sapete, tendo sempre a occuparmi in maniera più principale delle cose che contraddistinguono il nostro percorso di consiglieri comunali e che probabilmente molto apparentemente dovrebbero essere slegate dalla vicenda Europa. Ma in realtà non è così. Non è così perché, come ogni giorno ci affanniamo nelle diverse commissioni, nelle diverse attività che ognuno di noi contraddistingue, purtroppo l'Europa esiste, è una burocrazia che ci opprime e che ci condiziona in determinate scelte con leggi europee. Per cui forse quello che noi possiamo vedere e constatare, anche alla luce di quanto è avvenuto negli ultimi anni, sia con la pandemia, sia con la guerra, è probabilmente che l'Europa è arrivato, diciamo, come dire, impreparata all'appuntamento con la storia, con quella che dovevano essere le coincidenze, i fatti che hanno caratterizzato gli ultimi anni, che hanno dimostrato che forse è giunto finalmente il momento di ristabilire delle priorità differenti, occuparsi sì di grandi materie, ma lasciare le competenze ai singoli stati, in modo tale che ogni paese, ogni realtà possa calare all'interno del proprio territorio, diciamo, la realtà. Io, Presidente, penso che il modo migliore per concludere questo breve, brevissimo veramente intervento sia, per quanto riguarda sicuramente il gruppo di Fratelli d'Italia, riportare all'interno di quest'Aula le parole che sono di Almirante e che hanno per me un significato profondo e che vado a leggere. E sostanzialmente diceva che la destra o è coraggio o non è, la libertà o è libertà o non è, è nazione e non è. E così vi dico, la destra o Europa o non è. E vi dico ancora di più, l'Europa o va a destra o non si fa. Questa è. Grazie. Grazie consigliere D'Ippolito, consigliere Commodaro. Grazie Presidente, assessori, gentili colleghi e ospiti intervenuti. Permettetemi preliminarmente di ringraziare il collega Frammartino per averlo proposto e il Presidente del Consiglio per aver voluto questo dibattito sull'Europa. Si potrebbe facilmente ironizzare sul fatto che questa assise ha poco a che fare con Bruxelles. Purtroppo, però, i recenti accadimenti del conflitto in Ucraina ci mostrano in maniera plastica come in una società globalizzata come quella in cui viviamo, il battito ad ali di una farfalla dall'altro capo del mondo può provocare un terremoto anche alle nostre latitudini. Così il conflitto, che dura da oltre 70 giorni, sta provocando, al netto delle spinte speculative, una spirale inflattiva generale, il rischio di aprire una crisi energetica che in Italia non si vedeva dagli anni 70, dal 73 precisamente, la difficoltà a reperire materie prime basilari per la nostra economia. Che c'entra in tutto questo l'Europa? Poco, purtroppo, perché tutta questa vicenda ha mostrato che il re è nudo. L'Europa non sembra in grado di mettere in campo una politica estera riconoscibile e distinta rispetto a quella della NATO. Eppure il conflitto russo-ucraino non è scoppiato di certo all'improvviso. La Russia di Putin ha impiegato oltre un mese e mezzo per ammassare le sue truppe lungo tutto il confine di Kiev. Le tensioni, anzi la guerra, nelle regioni separatiste del Donbass è scoppiata già nel 2014. I tempi per arrivare a una soluzione diplomatica di questa crisi c'erano dunque tutti. Invece l'Unione Europea non ha saputo o potuto trovare un suo ruolo in questa delicata partita geopolitica.
E oggi assistiamo al paradosso di Kiev, che si dice disposta a rinunciare a pezzi della propria autonomia territoriale, cioè alla Crimea, e la NATO che invece dice no, che vuol far continuare una guerra che sta portando a un vero e proprio eccidio di civili innocenti e forse anche a inenarrabili crimini. Vogliamo l'Europa, ma forse non è proprio questa l'Europa che vogliamo. Non è questa l'Europa che noi italiani abbiamo contribuito a costruire attraverso il pensiero di un intellettuale superbo, un grande socialista come Carlo Rosselli, che teorizzava gli Stati Uniti d'Europa come freno al diffondersi dell'autoritarismo all'interno dell'Europa stessa. Ecco, quelle pagine della rivista Espressione del Movimento Giustizia e Libertà sembrano scritte ieri, se lette nell'ottica di questi terribili giorni. Noi non vogliamo l'Europa dei burocrati che impone se possiamo o meno pescare la neonata o che misura debbano avere le maglie delle reti dei nostri pescatori. Non vogliamo l'Europa che impone una burocrazia asfissiante e spesso poco ragionevole, e lo stiamo vedendo in questi giorni con la delicata partita del PNRR. È vero che il governo ha messo la clausola di salvaguardia del 40% per il Sud, ma questa cifra noi non la raggiungeremo mai se i fondi poi vengono messi a bando e richiedono una progettazione che gran parte dei comuni calabresi non sono in grado di porre in essere per carenza di risorse umane e finanziarie. Anche comuni importanti come il nostro hanno problemi in questo senso, figuriamoci quelli che possono avere i tanti altri comuni più piccoli che ci circondano e che formano la nostra provincia. E allora vorrei dire ai nostri amici di Bruxelles sull'agroalimentare, sulla pesca, grazie, facciamo da noi. Voi occupatevi dei grandi temi della politica e diminuite, se possibile, la rigidità delle vostre procedure. Mettete in campo una vera politica estera e creiamo finalmente un'Europa nazione alternativa alla Federazione Russa e agli Stati Uniti d'America. Creiamo un'Europa finalmente dei popoli e non dei burocrati. Grazie. Grazie consigliere Commodaro. Consigliere De Paola. Grazie Presidente. Buonasera Sindaco, buonasera a tutti i presenti, a tutti i colleghi e un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono intervenuti stasera e anche al Presidente della Commissione Cultura. Stiamo vivendo con preoccupazione il conflitto in atto in Ucraina. Ci sentiamo più coinvolti perché al popolo ucraino ci lega un sentimento che arriva dal passato. Come dimenticare il disastro di Chernobyl? E dal presente, come non pensare al flusso migratorio che negli ultimi decenni ha visto molte donne e uomini lasciare i loro figli per lavorare nei paesi europei e garantire loro un futuro in patria. L'Europa vive però ogni giorno anche le tragedie che devastano tanti altri popoli, lontani da noi geograficamente, ma che cercano rifugio nei nostri paesi. Ecco perché l'Europa, oggi più che mai, deve avere il coraggio di credere nella sua unità e nei suoi valori, il coraggio di farsi garante di quei popoli che nelle loro difficoltà politiche e sociali possano trovare in essa un faro di speranza. Papa Francesco ha sottolineato in diverse occasioni come l'Europa ha avuto e debba avere un ruolo centrale nella politica mondiale. Tale ruolo, cito testualmente il Pontefice, diventa ancora più rilevante nel contesto che stiamo attraversando, pandemia e guerre. Il progetto europeo sorge infatti come volontà di porre fine alle divisioni del passato. Nasce dalla consapevolezza che insieme uniti si è più forti, che l'unità è superiore al conflitto e che la solidarietà può essere uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possano raggiungere un pluriforme unità che genera una nuova vita. Questo spirito di unità e questa consapevolezza del proprio ruolo devono guidare le scelte dell'Unione. Un impegno instancabile e costante verso la pace deve guidare le sue azioni,
una pace che va conquistata e difesa con fatica. È necessario quindi passare dall'utopia della pace alla speranza, che a differenza dell'utopia che sogno e sterile attesa, si fonda su azioni concrete finalizzate alla sua realizzazione. Chiudo dicendo, come ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che solo l'Unione fa la forza. Grazie. Grazie consigliere De Paolo. Consigliere Rende, prego. Grazie Presidente per avermi dato la parola e anche per aver accolto la proposta del consigliere Frammartino e di tutto il Consiglio di organizzare questa giornata di discussione, ma anche di diciamo di assunzione di responsabilità politica rispetto alle cose che ci diciamo. Saluto il sindaco, i componenti della giunta presenti e tutto il consiglio. Come ci ricordava qualcuno già prima, oggi è una giornata particolare, densa di ricordi, di anniversari, e non possiamo non citare le parole di Aldo Moro, proprio in questo momento, che 44 anni fa fu trovato barbaramente ucciso in via Fani. Se fosse possibile dire, veramente fu rapito in via Fani, fu la data appunto del 9 maggio. Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato di vivere con tutte le sue difficoltà. Queste parole oggi danno il senso di quello che è il nostro ruolo anche in questo Consiglio Comunale rispetto a quella che è l'attualità, la contemporaneità che ci tocca di vivere. Nessuno di noi avrebbe mai pensato, lontanamente pensato, di vivere così da vicino una guerra. Un conflitto bellico di cui abbiamo, diciamo, diretta percezione anche per gli arrivi continui di profughi e di persone che hanno bisogno del nostro aiuto, e per il fatto che i media, che sono poi diciamo animano il dibattito familiare, ci fanno sostanzialmente partecipare, ci portano dentro la guerra. Eppure gli eventi di questi giorni ci dicono anche il perché ci voglia più Europa, brava Maria Concetta, non meno Europa, molto di più, si debba spingere molto di più verso il percorso dell'integrazione europea, perché oggi ci rendiamo conto cosa sia significato vivere 70 anni in pace, non avere almeno in Europa, poi ce ne sono molti purtroppo conflitti nel mondo, non avere preoccupazioni per democrazia, del rispetto della democrazia, dello sviluppo, dell'eguaglianza. Noi in questi anni, in questi 70 anni, siamo solamente cresciuti da quella visionaria idea che prese corpo a Ventotene dei nostri padri costituenti dell'Europa. Da quel momento in avanti abbiamo conosciuto soltanto prosperità, crescita, non soltanto per, come diceva il professore Mollo, la messa da parte di quelli che erano, diciamo, le ragioni del conflitto storico tra la Francia e la Germania, quindi la messa in comune delle materie prime con la nascita della comunità economica del carbone e dell'acciaio, ma per tutti gli altri obiettivi che a quelli si sono aggiunti, un'unione delle persone, degli uomini. Se oggi tutto quello che ci è stato ricordato anche dalla professoressa Giannicola, che saluto e a cui vanno i miei migliori auguri per il nuovo incarico importante che ricopre per la nostra provincia e la nostra regione, se tutto quello che è stato anche la formazione dei ragazzi, gli scambi culturali, lo scambio anche di esperienze tra lavoratori, se tutto questo è stato possibile finora, la nascita e la crescita di una vera cittadinanza europea, di prosperità, di libertà, di democrazia, questo è dovuto proprio alla nascita dell'Europa. Diversamente saremmo stati soli e indifesi rispetto a rischi, aggressioni, rispetto a pericoli che oggettivamente ci sono. Lo vediamo oggi nel conflitto tra Ucraina e Russia. Non dimentichiamo che l'Ucraina non appartiene all'Unione Europea, vorrebbe farvi parte, e questa è una delle ragioni per cui il suo purtroppo isolamento politico oggi ne ha reso possibile la vera e propria aggressione da parte della Russia, che vorrebbe
in maniera veramente velleitaria, mi auguro, ricostituire la grande Unione Sovietica. Quindi oggi abbiamo protezione sociale, l'affermazione ormai scontata di un modello di economia sociale, di mercato, anche questo oggi la viviamo tranquillamente, usiamo i nostri bancomat e le nostre carte di credito con estrema nonchalance, ma ovunque ci troviamo, cioè quindi la nostra quotidianità di cittadini europei ci appare oggi una cosa scontata. Per noi donne, lo diceva bene la professoressa Giannicola, oggi la parità di genere, ce lo ricordavano anche i ragazzi, rappresenta una ancora qualcosa da cui diciamo da completare, ma sicuramente grandissimi passi sono stati fatti. Se la Presidente della Commissione Europea è una donna, Ursula von der Leyen, se la Presidente del Parlamento Europeo, la Mazzola, è una donna, è una donna maltese, cioè se tutte queste donne sono ai vertici delle istituzioni europee, anche della BCE è governata da una donna, dobbiamo dire che molti passi in avanti sono stati fatti. Ecco allora che è normale oggi chiederci, nel momento di disperazione, quando vediamo i morti, quando vediamo la sofferenza delle vittime che questo conflitto bellico sta producendo, dire dov'è l'Europa, cosa fa l'Europa? È una domanda legittima, ma perché vorremmo più Europa, non perché vorremmo meno Europa, perché vorremmo che l'Europa ad esempio decidesse in maniera più rapida, come ha suggerito il Premier Draghi nell'ultimo Consiglio, cioè al Parlamento di Strasburgo, ospite, laddove ha chiesto che i processi decisionali vengano snelliti, e cioè che si ricorra sempre meno all'unanimità delle decisioni e si accetti invece di accedere a una cosiddetta Europa a geometria variabile, cioè ad accelerare rispetto ad alcune decisioni strategiche senza incorrere nel veto di alcuni stati che magari ancora inseguono delle idee nazionaliste. Invece noi dobbiamo arrivare all'abbattimento, all'azzeramento, all'annientamento di ogni idea nazionalista. Dobbiamo pensare invece, come dice appunto la Presidente Metsola, che diventi una vera unione dei popoli, in cui ci si dimentichi persino da quale Stato si proviene, ma ovviamente in senso simbolico, perché poi noi siamo orgogliosissimi di essere italiani, però dobbiamo pensare a tutto quello che ancora l'Europa deve fare, quindi recuperare lo spirito di Ventotene, dire sempre di più di no ai nazionalismi. Caro Giuseppe, mi dissocio totalmente dal tuo intervento, come dalla linea politica di Fratelli d'Italia. Rilanciare il processo di integrazione e fornire, hai ragione su questo, risposte più puntuali ai cittadini europei, perché è vero, ci sono dei settori nei quali si è corso di più, forse quello dell'agricoltura, della pesca, i settori economici, e c'è molto altro ancora da fare riguardo invece alle politiche sociali, a non lasciare nessuno indietro, a realizzare delle vere politiche di eguaglianza, proprio quello di creare delle protezioni, delle reti di protezioni sociali per i cittadini che ne hanno minore opportunità. Ma questo è un lavoro da fare, non è un punto di arrivo quello nel quale ci troviamo, e quindi è un punto di partenza. Oggi però abbiamo necessità anche di asseverare ad altri impegni che noi abbiamo. L'Italia, l'Europa, fa parte dell'Alleanza Atlantica, non possiamo trascurarlo. Dicevano i latini, si vis pacem para bellum, se vuoi la pace preparati alla guerra. Purtroppo è oggi questo il momento in cui dobbiamo difenderci, dobbiamo aiutare i cittadini ucraini a difenderci. Noi non siamo gli aggressori, noi siamo quelli che aiutiamo il popolo ucraino a difendersi da una barbara e immotivata aggressione. Quindi noi dobbiamo, diciamo, non usare le armi per rilanciare il conflitto bellico, ma per limitarne i danni. Ecco perché ci associamo alle parole, al lavoro, alla grande opera che sta svolgendo non solo sotto traccia ma anche sulla stampa Papa Francesco, che in questi giorni si è rivolto col cuore in mano, anche dalle pagine del Corriere della Sera, al patriarca della Chiesa Ortodossa e a tutti i popoli e tutti i governanti che in questo momento hanno in mano le armi della diplomazia, perché ce lo diceva la ragazza Giordano, è la diplomazia la soluzione, la risposta a questo conflitto
è il ricorso al dialogo, il ricorso all'ascolto, il ricorso al confronto. E questo però ce lo garantisce solamente un'unione più forte, un'unione autorevole, un'unione unita. E veniamo a noi. Giustamente il preside, il dirigente Aldo, caro collega Aldo Trecroci, richiamava il ruolo della scuola, che è un ruolo fondamentale per la formazione dei giovani, ma anche noi abbiamo delle grandissime responsabilità, perché noi siamo consiglieri comunali della città di Cosenza, la giunta, il sindaco, abbiamo tutti insieme delle grandi responsabilità, che sono quelle di trasformare i principi europei in azioni concrete, di fare davvero di Cosenza una città europea. Ecco perché rispetto ad alcuni impegni che questo Consiglio Comunale ha e che vanno a incrociarsi direttamente con i principi comunitari, in primis il principio della coesione, il principio alla salute libera e accessibile per tutti, noi in questi 5 anni dovremo dare delle risposte. Penso alla realizzazione di trasporti integrati, all'alta velocità, alla realizzazione di una sanità che funzioni, quindi alla creazione di un hub ospedaliero integrato con l'Università della Calabria, al coinvolgimento del terzo settore. Questi non sono temi cosentini o di Rende o dell'area urbana. Questi sono temi europei, perché questi ci avvicinano davvero ad essere una città europea. Ecco che allora il PNRR, il Next Generation, con tutti i limiti oggettivi che questi strumenti stanno rivelando di avere, perché sono difficili, sono però non un bancomat al quale accedere, ma sono le opportunità, le risorse attraverso le quali finanziare delle politiche comunali europee. Cioè noi dobbiamo, a partire da questo Consiglio e da questo occasione, essere davvero, cioè fare le nostre scelte per accelerare la costruzione europea. In conclusione voglio dire che se oggi diciamo ci troviamo a essere anche noi nel nostro piccolo artefici, strumenti di questo grande progetto di costruzione, dobbiamo lasciare anche delle opere visibili rispetto al nostro impegno. Quindi abbiamo ascoltato la Presidente dei giornalisti europei, propongo ai colleghi consiglieri, al Consiglio tutto, di dare un segno tangibile intitolando una delle nostre strade, ad esempio, a una delle decine dei giornalisti che sono stati trucidati e uccisi in questo conflitto, non solo giornalisti ucraini ma anche molti stranieri. Quindi insieme nella Commissione Cultura, se il Presidente vorrà, potremo scegliere, diciamo, una figura simbolica e premiare l'impegno dei tanti giornalisti che ogni giorno, diciamo, ci consentono anche di partecipare alla guerra. E vorrei chiudere con le parole di David Sassoli, il presidente italiano, dell'ultimo presidente italiano del Consiglio europeo, che ci ha rappresentato con grandissima autorevolezza in Europa e che è scomparso recentemente. La nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare. Il Consiglio Comunale di Cosenza penso che oggi abbia dimostrato di voler dare seguito a queste parole. Grazie. Grazie consigliere Rende. Il consigliere Cozza. Buonasera a tutti, signor sindaco, presidente, consiglieri comunali, tutti gli ospiti presenti, gli ospiti che abbiamo con noi. Vorrei partire da un punto. Intanto ringrazio anche il presidente Frammartino per questa significativa giornata. A settembre del 2021, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato la volontà della Commissione europea di dedicare il 2022 ai giovani per valorizzare lo spirito di sacrificio per gli altri. Ha scritto la von der Leyen: se vogliamo plasmare la nostra Unione a loro immagine, i giovani devono poter plasmare il futuro dell'Europa. E proprio a dicembre 2021, a seguito di questo impegno, con l'adozione della proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione, vorrei ricordare che il 2022 è stato proclamato anno europeo dei giovani, quindi è qualcosa di molto significativo. Noi stiamo vivendo l'anno europeo dei giovani.
E io mi voglio riallacciare al discorso del consigliere Aldo Trecroci e anche a quello di Loredana Giannicola, alla quale mi associo veramente per gli auguri e per la presenza, proprio in quest'ottica di dare importanza ai giovani, di dedicare quest'anno a voi ragazzi, e anzi vi saluto e vi ringrazio per essere qui, perché io sono una docente e quindi la formazione, l'impegno è fondamentale nella mia vita come in quella di tanti altri, ma io lo pongo proprio come centrale, la formazione di voi giovani. Proprio in quest'ottica voglio ricordare che il Consiglio Comunale ha realizzato un momento significativo sul quale dovremmo un attimo, ecco, riappuntare l'attenzione, perché proprio il 30 aprile scorso il nostro Consiglio Comunale, su richiesta Lucrezia Della Valle, che è stata rivolta al nostro Presidente del Consiglio, che ha subito accettato, ha ospitato gli studenti della Polonia. Abbiamo avuto qui proprio Franco, in questo consesso comunale, 10 studenti che provenivano dalla scuola Zespol di Elk, peraltro in un momento difficile che sta vivendo la Polonia, e insieme ai ragazzi del liceo della Valle si sono proprio confrontati, ecco, in quest'aula, in queste sedie, si sono confrontati su un progetto di cooperazione didattica dal titolo Town Poland Europe World, sui temi del debate, cioè delle nuove formazioni e delle nuove pratiche formative. Lo hanno fatto, lo ricorderete tutti coloro che erano qui, in inglese. Si sono confrontati in maniera straordinaria, dimostrando, ecco, mi piace sottolineare questo perché è anche stato rilevato, una grande conoscenza della lingua inglese, ma anche grande professionalità, non solo conoscenza ma anche competenze e conoscenze. Questo per dire che già, ecco, il Consiglio Comunale, la nostra amministrazione è molto aperta a questi temi, a questi temi dell'incontro con i giovani e della presenza in queste aule. Proprio il nostro sindaco, in quella giornata assai significativa, ha consegnato ai ragazzi gli attestati di formazione di questa pratica chiamata debate e gli ha augurato di essere sempre più presenti in queste aule, gli ha dato il benvenuto, ma soprattutto ha segnalato l'importanza di un'assise democratica come il Consiglio Comunale, di aprirsi alle giovani generazioni e soprattutto all'Europa. E quindi credo, volevo sottolineare come questo sia un messaggio particolarmente importante, significativo, che come amministrazione comunale abbiamo già iniziato. Quindi possiamo dire, Mimmo, che questo è il secondo importante tassello di questo percorso europeo che continueremo a portare avanti con l'aiuto di tutti. Abbiamo bisogno di prenderci cura in particolar modo dei nostri giovani, che davvero sono il nostro futuro e sono, come direbbe Steve Jobs, vi posso assicurare, affamati e folli. Dobbiamo essere noi a guidarli in questo percorso. Grazie, grazie per questa giornata. Grazie consigliere Cozza. Prego il sindaco. Grazie presidente, buonasera ai consiglieri comunali e agli ospiti tutti. Mi consentirete di unirmi al ricordo che ha fatto Aldo Trecroci di Franco Lanzino. La morte di Franco Lanzino, un amico non solo mio ma di tutta la città, priva la nostra comunità, ma anche l'area urbana, la provincia, l'intera regione, di un assoluto punto di riferimento nella battaglia contro ogni forma di violenza sulle donne, sui minori e nei confronti dei soggetti più deboli della nostra società. Franco, insieme a Matilde Sparafora, la moglie, ha sopportato con forza, con dignità, con coraggio, il peso di un lutto impossibile da elaborare, che ne ha segnato irrimediabilmente il cammino esistenziale, ma che insieme a Matilde
ha saputo convertire in un percorso che ha portato alla realizzazione, alla costruzione di una fondazione, la Fondazione Roberta Lanzino, che oggi è punto di riferimento per tutte le donne, per tutti i minori, per tutti coloro i quali soffrono una situazione di disagio e di violenza nella nostra società. Per cui a Franco va oggi da questa assise, nel primo consiglio comunale dopo la sua morte, il saluto e il ringraziamento mio e di tutta la nostra. Mollo, coordinatore regionale del Movimento Europeo per l'Italia e membro dell'Assemblea Nazionale. Il patto, quel patto dei 100 sindaci, ha l'obiettivo di mettere nuovamente al centro del progetto europeo l'Europa dei diritti, messa oggi in discussione da quelle crisi e quelle sfide che hanno evidenziato come non più rinviabile la riapertura di un vero e proprio cantiere per la riforma dell'Unione. E fu in occasione dell'incontro con il professore Mollo che maturò l'idea, nel dare seguito all'adesione al patto dei sindaci per la Costituente Democratica Europea, di promuovere, di concerto con il presidente dell'Assemblea Cittadina, un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, ai membri nazionali e regionali del Movimento Europeo per l'Italia e a tutti gli altri ospiti presenti, che ringrazio per la loro partecipazione. Perché si discutesse e si approfondisse il tema del futuro dell'Europa in un momento storico nel quale la discussione su questo ordine del giorno
andava considerata come ineludibile e di particolare attualità. Quell'idea si è maggiormente rafforzata poi nella seduta del Consiglio Comunale del 13 aprile scorso, quando il consigliere comunale Mimmo Frammartino, presidente della Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzzi, presentò un'apposita mozione, avanzando la proposta di una seduta di consiglio ad hoc e recependo le sollecitazioni del Movimento Europeo per l'Italia. La proposta è stata poi accolta subito dal nostro presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, e si è oggi concretizzata. Fatta questa premessa, doverosa per ricostruire le tappe che ci hanno portato a questo importante incontro di oggi, faccio mie le parole pronunciate questa mattina durante la festa dell'Europa a Strasburgo dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quando, a proposito del conflitto russo-ucraino in corso, ha detto a chiare lettere: essere immobili vuol dire cadere indietro. Noi tutti, il cadere indietro di cui parla la Presidente della Commissione Europea, dobbiamo evitarlo. E lo dobbiamo evitare con tutte le forze a nostra disposizione, avendo ben presente una direttrice lungo la quale muoverci e verso la quale orientare le nostre azioni. Dobbiamo seguitare a manifestare e, se del caso, ad urlare la nostra contrarietà alla guerra, in ogni occasione, anche dalle nostre città, utilizzando tutte le opportunità che ci vengono offerte, come anche nelle sedute del Consiglio Comunale, come oggi sta avvenendo. Le guerre ad ogni livello vanno ripudiate, così come è scritto nella nostra Carta Costituzionale all'articolo 11. Ognuno di noi, per la parte che a ciascuno compete, in ragione del nostro ruolo istituzionale, ma anche da semplici cittadini, ha il dovere di manifestare la propria contrarietà e il proprio sentimento di sdegno per ogni forma di conflitto. Ma perché questi propositi si concretizzino e non rimangano a livello di mera enunciazione, bisogna contribuire, come ha detto anche nei primi giorni di maggio all'Europarlamento il nostro Premier Mario Draghi, a dare una scossa all'Europa, disegnando una diversa unione continentale. Il Premier ha enunciato quattro pilastri da cui ripartire, e tra questi un nuovo modello federale, una politica estera unitaria, meccanismi decisionali più efficaci ed una maggiore difesa dell'energia. Mi è sembrato di cogliere anche oggi, nelle parole di Ursula von der Leyen, un parallelismo con quello che ha sostenuto Mario Draghi. Anche nelle parole della Presidente della Commissione Europea mi è parso infatti di intravedere una visione di Europa che guarda ciò che in questo momento è estremamente importante, direi basilare: la sicurezza, la salute, l'energia, la protezione sociale nelle trasformazioni. Guardiamo ad un'Europa, ha detto von der Leyen, che sia sociale, sostenibile, che curi, che guardi i suoi cittadini. Anche il rilancio a livello europeo dei prestiti e della questione del debito comune, come si è fatto durante la pandemia, devono, come non ha mancato di sottolineare ancora Mario Draghi, essere questioni da non eludere. Sarebbe un modo questo anche per attenuare l'impatto dei rincari energetici. Non spetta a me, non spetta a noi dilungarci su questioni di politica internazionale che spetta ad altri livelli affrontare compiutamente. Quel che è importante ricordare in una giornata come questa è che forse l'Europa ha bisogno di conoscere un percorso di riforma e, se del caso, come ha ancora affermato oggi il Presidente della Commissione Europea, anche a costo di sottoporre a revisione i trattati. Concludo con una frase pronunciata dalla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Il futuro dell'Europa è ancora da scrivere. Sì, io ne sono convinto e credo che ne siamo convinti tutti quanti noi. Ma per scrivere le nuove pagine dell'Europa tutti dobbiamo dare il nostro contributo, partendo dal buon esempio che alla costruzione dell'Europa che immaginiamo
seppe dare David Sassoli, che oggi in questa sede voglio ricordare ancora una volta. Un grande professionista, depositario di un modo di fare giornalismo intriso di valori, rigore, eleganza, un giornalismo mai urlato e sempre all'insegna della pacatezza e della sobrietà, ma anche un politico che ha saputo interpretare al meglio, con un alto senso delle istituzioni, le funzioni assegnategli in un contesto delicato e difficile come quello europeo, alle quali ha saputo attendere con profondo impegno e con grande coraggio. A lui voglio dedicare quest'ultimo pensiero, ringraziandomi ancora una volta per la vostra presenza. Grazie Sindaco. Una comunicazione all'Aula prima della lettura della risoluzione. È un'adesione al gruppo misto da parte del consigliere Domenico Frammartino. Do lettura alla risoluzione che l'Aula potrà votare. Sentite le sollecitazioni che sono emerse dal dibattito di stasera, il Consiglio Comunale accoglie con convinzione l'adesione del Sindaco al patto dei sindaci per una costituente democratica ed europea. Il Presidente del Consiglio si impegna altresì a tenere un dialogo ed un confronto permanente con movimenti, associazioni, singoli cittadini ed intero mondo della scuola di Cosenza sui grandi temi dell'Europa attraverso la periodica informazione tramite convocazione della nostra assise cittadina. Metto ai voti la risoluzione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità votiamo all'immediato seconda. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Prima di sciogliere la seduta volevamo procedere all'inno europeo. Grazie, la seduta è sciolta.